questo consiglio di lunedì diventa più che mai attuale, perché il pizzino lasciato dietro il portone può essere lasciato da qualunque balordo, ma una testa di vitello in piazza Municipio è un segnale un po' più da attenzionare. Sì, noi per intanto avevamo già convocato il Consiglio Comunale straordinario e aperto a tutti i cittadini con quello che era successo giorni fa. Ho convocato la conferenza dei capigruppo ieri. Mi è dispiaciuto di un piccolo disguido, perché era convocata per mezzogiorno, io sono arrivato alle 12.15 per impegni professionali e i componenti di opposizione erano andati via, e questo mi è dispiaciuto molto. Comunque sono rimaste consigliere dei capigruppo di maggioranza e abbiamo esitato la volontà, appunto espressa anche dalla società civile, ma espressa anche dal segretario del PD e da altre forze politiche, di fare questo consiglio comunale aperto per esprimere la piena e totale solidarietà al sindaco Salvo Lo Biondo. Stamattina, ahimè, abbiamo avuto invece un altro triste evento, cioè quello che qui in piazza Municipio sotto un albero è stata trovata una testa di mucca tagliata e depositata in un contenitore, in un sacchetto. Questo è stato, diciamo, un atto ancora maggiormente pesante e grave, ed è giusto, dico, quindi abbiamo fatto bene a convocare il Consiglio Comunale per lunedì mattina. Anche perché una testa di vitello non è facile da recuperare, non parliamo di agnello, di un agnellino, di una pecorella, ma una testa di vitello chiaro che proviene da macellazione. Certo, sicuramente proviene da macellazione e proviene sicuramente da macellazione clandestina, perché una testa di vitello appunto non può essere macellata in una macelleria, in una cosa comune, e poi praticamente venire utilizzata per scopi diversi. Quindi questo è un atto intimidatorio a tutti gli effetti, pesante, che ci deve fare riflettere, deve fare riflettere i cittadini e deve fare riflettere la politica. Bisogna abbassare i toni, ci sono difficoltà enormi in questo paese, ce ne rendiamo conto e siamo tutti convinti, però non può essere trovarsi la soluzione solo addebitando responsabilità all'amministrazione o al consigliere di maggioranza e creando questo odio, questo astio nei confronti di tutti. Allora io invito tutti, maggioranza e opposizione, ad abbassare i toni e a cercare di risolvere i problemi, perché i problemi con pazienza, con attenzione, con un tavolo di concertazione possono essere risolti, sicuramente non comportandosi in questo modo. Abbassare i toni potrebbe anche passare da un maggiore dialogo dall'amministrazione, insomma, con i cittadini, per infondere una maggiore serenità e comunque dare spiegazioni. Certo, ma è questo quello che io da giorni tento e cerco anche nei confronti dell'amministrazione di portare avanti, perché la mia indole mi porta a comportarmi in questo modo, e quindi è giusto che l'amministrazione si ponga nei confronti dei cittadini per cercare di metterli al corrente di quali sono le problematiche. E qui non sono giustificazioni il fatto che possa essere la regione responsabile, i mancati trasferimenti. Le responsabilità sono di tutti, anche di chi amministra, però il contatto con la gente e spiegare queste cose sicuramente porterà a una maggiore pianificazione e soprattutto a una maggiore chiarificazione di tutti i problemi che ci sono nel nostro territorio.